Creatività è un concetto fondamentale in cucina, dal momento che la cucina a tutti gli effetti è una vera arte. Non è la semplice ripetizione o esecuzione di ricette e quindi non è un'esecuzione esclusivamente tecnica. Viene spesso associata la creatività ad altri ambiti, alla pittura, alla scultura, alla grafica. Invece la creatività è opportunamente un concetto da applicare assolutamente in cucina. Ogni piatto perde di valore se non è presentato con i giusti accostamenti cromatici, se è presentato con abbinamenti sbagliati, sia nella composizione degli alimenti, sia nell'abbinamento con i vini. La cucina dunque è davvero una vera e propria arte, non può essere confinata ad un'esecuzione banale della ricetta. L'arte di cucinare non significa prendiamo un libro di ricette, il migliore, il più interessante, scopiazziamo questa ricetta e facciamo in modo di riprodurla. No, creatività in cucina significa in primo luogo impariamo le tecniche, appropriamoci della capacità tecnica, perché solo di fronte ad una capacità tecnica assimilata noi siamo in grado di reimmaginare e di riprodurre quello che noi consideriamo come alimento creativo. Dobbiamo sempre, di fronte ad una qualunque ricetta, far intervenire l'elemento personale. Ciascuna ricetta va personalizzata in che modo? Aggiungiamo un ingrediente in più, togliamo una dose da parte di un altro ingrediente, facciamo in modo che ci sia la nostra personalità in quel piatto, in quella descrizione specifica. Altrimenti tutta l'arte, e non solo la cucina, la scultura, la pittura, la fotografia, è imitazione, non ha più nulla a che fare con la creatività, è semplicemente una pedissequa imitazione. E questo concetto di creatività lo vogliamo sviluppare attraverso la letteratura. Lo svilupperemo in questo momento attraverso una grande scrittrice. Voi avete presente il libro Chocolat, film Chocolat? Bene. Questa Joan Harris, la grande Joan Harris, ha avuto modo di interpretare questo concetto assolutamente raffinato di creatività in cucina. Dalle sue parole noi lo sentiremo adesso interpretato da Stefano Ghione. Questa è un'arte che mi diverte. C'è un alone di stregoneria in tutta la cucina. La scelta degli ingredienti, il modo in cui vengono mescolati, grattugiati, sciolti, le infusioni e come si insaporiscono le ricette prese da vecchi libri, gli utensili tradizionali adibiti ad uno scopo più domestico, le spezie e gli aromi che perdono la loro raffinatezza e lasciano il posto ad una magia più primitiva e sensuale. E quella specie di fugacità di tutto questo, ciò che mi delizia. Tanta cura amorevole, tanta abilità e esperienza riposti in un piacere che dura solo un momento e che pochi apprezzeranno veramente. Le schede di cucina erano la nostra ancora, pietre miliari poste su confini incerti. Parigi profuma di pane infornato e di croissant, Marsiglia di bouillabaisse e aglio gratinato. Berlino era l'Eisbein con il Sauerkraut e la Kartoffelsalat. Roma, il gelato che ho mangiato senza pagare in un ristorantino vicino al fiume.
E come voi ragazzi, chi è il protagonista della creatività in cucina? Principalmente la figura dello chef, del cuoco. Che cosa deve fare uno chef creativo? Giocare con gli elementi a disposizione, da uno stesso piatto, da una semplice ricetta, proporre mille modi diversi di interpretarla, trovare il giusto equilibrio di sapori per fare in modo di realizzare piatti con accostamenti, state attenti a questo avverbio, piacevolmente insoliti. Che cosa significa piacevolmente insoliti? Significa che creatività non è originalità a tutti i costi. Creatività non è. Sono creativo perché metto insieme una cozzaglia di elementi e di alimenti e formulo una ricetta innovativa. Poi non mi preoccupo della piacevolezza dell'accostamento insolito. Poi certo, puoi essere originale, puoi essere insolito, ma non piacevole, ma non gradevole. Il cuoco moderno sa di essere sotto i riflettori. Vi è mai parso che un'altra epoca abbia dato maggiore attenzione alla figura dello chef? Non c'è una trasmissione, non c'è un momento mediatico dove non ci sia un cuoco presente, la cucina, i fornelli, le ricette riscoperte. Tutto ruota intorno a questo concetto addirittura filosofico di creatività. Il cuoco moderno quindi sa di dover giocare una partita di cui è protagonista però è estremamente osservato in tutte le sue manifestazioni, quindi criticato, quindi soggetto al giudizio degli altri. Che cosa deve avere un cuoco, uno chef, un creativo in cucina come doti naturali? Quali sono le sue doti naturali? Guardate, una forza mentale assolutamente inattaccabile. Forza mentale significa capacità immaginativa, volontà di promuovere questo percorso creativo. Non deve badare in alcun modo al tempo, alle ore dedicate, perché uno chef creativo ha anche una capacità di lavoro fuori dal comune. Capacità di lavoro fuori dal comune significa: io sto in cucina 10 ore, lavoro 4-5 mesi per proporre in questi 4-5 mesi alla mia clientela piatti nuovi, piatti sempre originali, accostamenti sempre insoliti. Quindi una grandissima forza mentale. Il progetto c'è, il progetto e la creatività, seguo questo progetto con costanza, quotidianamente, aggiornandomi costantemente. Lavoro e quindi impegno totale, assorbimento totale della propria personalità nella professionalità. Ma poi dominio assoluto delle tecniche. Ogni piatto, ogni alimento, ogni vivanda ha i suoi risultati organolettici, quindi al palato, a seconda che venga proposta in sistemi di cottura differenziati. Se tu hai un nasello al vapore, avrà certe caratteristiche e lo potrai proporre con certi accostamenti, ma se tu lo proponi alla piastra ti darà certi risultati, se tu lo proponi al cartoccio altri risultati, e quindi tu devi sapere anticipatamente qual è l'esito finale di questo mio piatto, di questa mia creatività. Lo devo sapere perché io devo sapere come si comporta quella carne, quel pesce, quella verdura secondo i vari sistemi di cottura. Noi pensiamo infatti che la creatività rispetto alla figura del cuoco sia un momento attuale. In questo momento certamente è il momento della cucina e dello chef. Però guardate, quando sono nati nel 500, parlo del 1500, i primi ricettari di cucina, era appena nata la stampa. E quali erano i libri che venivano stampati? Non era mica tanto la filosofia, a parte la Bibbia, non c'era mica tanto filosofia, era la cucina. Erano le ricette tramandate o le ricette innovate che i grandi cuochi
presso le corti rinascimentali, presso le corti principesche, proponevano. Abbiamo centinaia di ricettari di tutti i generi. Se voi poteste leggere questi ricettari del 5-600, capireste un numero incredibile di ingredienti, un numero incredibile di preparazioni. E adesso vi voglio raccontare sinteticamente come siamo a metà 500, uno scrittore del 500, Sperone Speroni, descrive la figura dello chef del 500 e in modo anche particolarmente ironico. Come deve essere il cuoco? Il cuoco deve essere temperato, cioè moderato, per non mangiare i bocconi del padrone, tanto per cominciare. Deve, quando si avvicina ad un piatto, assaggiarlo semplicemente, non gustarlo tutto. Deve saper lavorare con il fuoco. Voi immaginatevi queste cucine rinascimentali, immaginatevi questi ambienti enormi, alti, con questi camini fumosi, con questi animali anche interi che venivano infissi sugli spiedoni e fatti rosolare lentissimamente. Lui, il cuoco, deve saper manovrare il fuoco, calibrarlo. Deve conoscere quali carni e quali alimenti sono adatti per essere arrostiti, quali alimenti sono adatti per essere lessati. E quando si decide per il lesso, facciamo in modo che ci sia un quantitativo sufficiente di acqua, né troppa né troppo poca. Inoltre, il cuoco deve essere talmente svelto, talmente destro, addirittura da inseguire cani e gatti che si prendono i bocconi migliori, perché dobbiamo appunto immaginare quel contesto, quelle grandi cucine dove, lo leggeremo poi adesso dalla voce di Stefano, una intera popolazione di persone, di animali, erano collocati in questi ampi locali. Quindi il cuoco vero deve sapere anche essere molto destro nel catturare e nell'impadronirsi di nuovo di questi piacevolissimi bocconi. Poi deve essere liberale. Liberale significa non devo essere eccessivo nel salare, nel sale, né troppo olio, né troppo aceto, né troppo agresto, né troppi condimenti. Il cuoco inoltre deve essere gagliardo fisicamente, deve essere in grado di saltare sulla dispensa, prendere i piatti, prendere le pentole, portarle a disposizione. Deve essere anche attillato, sempre perfettamente pulito, perché non è pensabile che i commensali lo vedano sporco. E quando cucina per il proprio padrone, deve sapere se cucinerà per un pubblico femminile, per le dame, e allora la cucina sarà delicata. E se invece deve cucinare per il padrone, per la sua brigata di amici, la sua cucina deve essere robusta. E se invece deve assolutamente preparare per molti e molti commensali, la cucina deve essere super abbondante. E se invece deve cucinare una cucina intima, magari una cucina diplomatica, e allora facciamo in modo che la cucina sia sufficiente ed elegante. Non solo, deve essere aritmetico, perché deve saper contare piatti, pentole, le olle, tutti gli strumenti della cucina. Deve essere anche, sentite questa, deve essere anche poeta, perché per sopportare le ore continue, il caldo, il fumo, il sudore in quelle cucine, deve essere in grado ogni tanto di poetare, cantare versi. Deve essere estremamente eloquente, perché deve sapersi difendere dalle accuse di l'hai preso tu il boccone migliore, oppure non hai cucinato particolarmente bene questa sera. Quindi eloquenza nel sapersi difendere. E poi deve essere alla fine un bravo dipintore, e cioè la presentazione dei piatti deve essere come un'opera d'arte. Avete presente alcuni piatti che vengono proposti sulle nostre tavole? Sembrano davvero dei quadri, sembrano delle opere d'arte, ci dispiace persino intaccarli, tanto è gradevole l'accostamento. E adesso sentiamo dalla voce di Stefano Ghione come si svolgeva la vita nelle grandi cucine del Cinquecento, da Teofilo Folengo. Domanda di servizio, mi sentivate prima?
Bene. Senza indugio viene apparecchiato il convito regale, dove strepitano le infinite faccende della cucina. Fra i muri bisunti s'apre una affumicata portaccia, con la soglia che gocciola sempre d'uno sporco untume. Dentro si tirano su dal naso gli odori dell'arrosto e dell'esso, in grazia dei quali la voglia aguzza l'appetito. Ci sono più di 100 sguatteri agli ordini dei cuochi. C'è chi scanna un maiale, chi allunga il collo ai pollastri, questi spenna i capponi, quello infila nello spiedo le porchette appena raccolte dal grembo di una scrofa, ficcando il naso dell'una nel culo dell'altra e lardellandole con uno stecco appuntito. Il cuoco maggiore, Mastro Prosciutto, presiede all'arte leccatoria e attende allo studio della gola e alla Bibbia del palato. Soltanto a lui spetta di dare ammonimenti dalla dotta sua scranna e di impartire ai suoi vassalli ogni precetto della cucina. C'è chi rigira nelle argute padelle il fegato avvolto nella reticella, mentre il lardo si scioglie scoppiettando. C'è chi sparge lo zenzero piccante sopra la gelatina, mettendovi pure il pepe e la dolce cannella. Questi intinge gli anatroccoli in una bagna giallognola e, secondo l'uso spagnolo, distende sopra le tenere lasagne. Con arte mirabile quest'altro toglie i fagiani dallo spiedo, non senza aver prima tastato con le dita se siano cotti a puntino. C'è chi estrae dal forno uno stufato di carne grassa e vi sparge sopra cannella pestata. Altri toglie dal paiuolo i capponi lessati e, dopo averli posti sul largo fondo di un ampio catino, li spruzza con gocce d'acqua di rose e con zucchero in polvere. Ma perché mai sto a tediarvi con queste lunghe chiacchiere? Si apparecchia insomma una cena in grazia della quale i morti potrebbero risuscitare e lascerebbero le loro tombe con le casse attaccate al culo. È come vedere un film, avete visto, è una scena veramente che si dipana sotto i nostri occhi, questa creatività in cucina, questo modo, questo mondo animato. La creatività però è un concetto difficile da definire. Intervengono i sapori raffinatissimi, interviene la suggestione estetica e attenzione, come dicevamo prima a proposito della originalità a tutti i costi, c'è sempre il rischio gastronomico e quindi creatività è un confine molto sottile, molto labile, oltre il quale cadi nella originalità a tutti i costi e all'interno del quale sei semplicemente un esecutore di ricette tradizionali, non metti nulla di personale. Lo chef sa che la sua cucina è un'opera d'arte dal punto di vista estetico. Dicevamo prima della presentazione dei piatti, non so se avete visto qualche illustrazione dei piatti della Nouvelle Cuisine, Gualtiero Marchesi, tutti questi grandi chef che in questo momento fanno tendenza. Ebbene, le loro presentazioni sono davvero emozionanti, perché lo chef attuale in questa fase storica nostra, ma del resto anche in passato, vuole emozionare. Quando noi ci sediamo al tavolo di un ristorante non dobbiamo consumare un piatto per sfamarci, ma dobbiamo emozionarci, e allora lo chef deve darci questo. E questo che cosa ce lo dà? La sua personalità, la sua creatività, il suo modo di proporre a noi, il suo modo di intendere gli alimenti, il gusto, i suoi accostamenti. Ecco che cosa ci fa dire che piatto inconsueto, che modo di presentare, che assoluta novità. Questo non significa abbandonare la tradizione, perché il cuoco vero, il cuoco creativo, parte dalla cucina tradizionale.
parte della tradizione, senza una base importante sulla tradizione del proprio territorio, non esiste possibilità di cucina innovativa. Il vero cuoco sa che cosa significa giostrare all'interno di un, chiamiamolo, ecosistema culinario. Che cos'è l'ecosistema culinario? Ogni chef deve sapere, se abita in un certo territorio, tutto quello che, in termini di piante, verdure, pesci, carni, quel territorio offre, e deve saperlo interpretare alla luce delle antiche tradizioni, dell'antico modo di proporlo e della nuova tecnologia applicata agli alimenti. E a questo proposito, nuova tecnologia applicata agli alimenti, vi voglio raccontare una breve storia del cuoco che probabilmente più di tutti, da partire dagli anni e dalla metà degli anni 80, per oltre un ventennio, è stato il punto di riferimento della cucina creativa internazionale. Io non so se avete mai sentito parlare di Ferran Adrià, il cuoco catalano. Bene, Ferran Adrià aveva un'unica missione nella sua cucina: sconvolgere l'atteggiamento dei commensali attraverso le proposte assolutamente strabilianti, ma non strabilianti fino a se stesse, strabilianti per creare dentro il commensale l'emozione di un gusto diverso, l'emozione della creatività. Ferran Adrià inizia la sua carriera come lavapiatti a 15 anni. Lo chef di quel ristorante ne intuisce le potenzialità. A 19 anni si arruola nell'esercito con mansione di cuoco. Smette il servizio militare, finito il servizio di militare, entra in una brigata di cucina di un anonimo ristorante catalano, El Bulli. Nessuno lo conosceva questo ristorante, periferico. Dopo 18 mesi, Ferran Adrià diventa chef in capo di questo ristorante. E in tutto il mondo questa gente, i giornalisti, i gourmet, gli appassionati, facevano la fila per anni per poter avere l'onore di sedersi a quel tavolo, prenotando di anno in anno, perché non era, le prenotazioni avevano questa cadenza. E che cosa aveva di così particolare questa cucina da dover richiedere un tipo di preparazione di questo genere? Non so se avete sentito parlare mai di cucina molecolare o gastronomia molecolare. Vi faccio un solo esempio. 4 uova e alcol a 95 gradi. All'interno di ciascun alimento le molecole si muovono con una certa velocità. Quando noi diamo calore attraverso la fiamma, sia essa un bagnomaria molto delicato, sia esso la fiamma diretta, le molecole cominciano a muoversi con una velocità incredibile. E questo produce calore. È vero che produce calore, ma produce anche un cambiamento dell'aspetto sapore del cibo che viene riscaldato e dell'aspetto nutrizionale, perché molte vitamine vengono perse attraverso la cottura, vengono dilapidate. Allora noi prendiamo queste 4 uova, gli versiamo sopra alcol a 95 gradi. Questo alcol a 95 gradi provoca la stessa dinamicità di calore all'interno delle molecole dell'uovo. Dopodiché, dopo averle lasciato a contatto, quindi è l'azione del fuoco esercitata attraverso l'azione dell'alcol, ma senza il cambiamento nutrizionale e senza il cambiamento organolettico. Dopodiché togliamo con un filo d'acqua l'alcol in eccesso, prendiamo questo che è diventato ormai una specie di palla di coagulo molle, stringiamolo attraverso lo strofinaccio, facciamo uscire l'acqua in eccesso e che cosa otteniamo? Una palla morbida, il famoso coagulo di Ferran Adrià. Dopodiché che ne facciamo di quello che non è altro che uovo? Lo stendiamo con un mattarello
e poi insieme lo farciamo con verdure, con pesci, con altri ingredienti, come se fosse un rotolo di pasta. Lo affettiamo e lo riproponiamo. Questo è un esempio di cucina molecolare che in questo momento sta dando dei risultati sorprendenti. Prendiamone un altro, il rombo, un pesce saporito. Come lo cucinava Ferran Adrià? Allora, rombo, avvolgiamo il rombo con foglie di porro e intorno come lo cuociamo? Non con la fiamma. Zuccheri fusi, lo zucchero fuso a certe concentrazioni produce la cottura del rombo, non intacca la carne perché c'è il velo protettivo del porro. Il porro, a fine di questa azione di cottura data dagli zuccheri fusi, viene eliminato e si fa un brodetto di accompagnamento. Allora, questo significa che il cuoco creativo non è, sa la tradizione, ma sa che cosa ti può dare la tecnologia attuale, sa che cosa ti può dare la biologia applicata allo studio della cucina. Il ristorante di Ferran Adrià era aperto 8 mesi l'anno, gli altri 4 mesi studiava con il suo staff di cucina e proponevano, sperimentavano e creavano nuove ricette. Abbiamo parlato di uova, vediamo adesso come Pinocchio se la cava con la cottura di un uovo. Allora, Pinocchio si dette a correre per la stanza e a frugare per tutte le cassette e per tutti i ripostigli in cerca di un po' di pan secco, un crosterello, un osso avanzato dal cane, un po' di polenta buffita, una risca di pesce, un nocciolo di ciliegia. Ma non trovò nulla. Il gran nulla. Proprio nulla. Nel monte della spazzatura gli par di vedere qualche cosa di tondo e di bianco che somigliava tutto ad un uovo di gallina. Spiccare un salto e gettarvisi sopra fu un punto solo. Era un uovo davvero. La gioia del burattino è impossibile descriverla. Credendo quasi che fosse un sogno, si rigirava quest'uovo fra le mani e lo toccava e lo baciava, e baciandolo diceva: «E ora come dovrò cuocerlo? Ne farò una frittata? No, è meglio cuocerlo nel piatto. O non sarebbe più saporito se lo friggessi in padella? O se invece lo cuocessi a uso uovo da bere? No, la più lesta di tutte è cuocerlo nel piatto o nel tegamino. Ho troppa voglia di mangiarmelo». Detto fatto, pose un tegamino sopra un caldano pieno di brace accesa. Messe nel tegamino invece d'olio e burro un po' d'acqua, e quando l'acqua principiò a fumare, tac, spezzò il guscio dell'uovo e fece l'atto di scodellarvelo dentro. Ma invece della chiara e del torlo scappò fuori un pulcino tutto allegro e complimentoso, il quale, facendo una bella riverenza, disse: «Mille grazie, signor Pinocchio, d'avermi risparmiato la fatica di rompere il guscio. Arrivederla, stia bene, tanti saluti a casa». E allora ci avviamo alla fine del nostro intervento attraverso, diciamo, questo concetto di tradizione. E proprio per poter dar spazio alla vostra creatività, alla creatività dei vostri amici che hanno predisposto tutta una serie di appetitosi assaggi, noi vogliamo invece puntualizzare un attimo il momento dell'importanza della tradizione. Un tempo la creatività era applicata in cucina dalle massaie, che avevano a disposizione una povertà assoluta di ingredienti e di proposte. Per variare, polenta, fagioli e tutte queste poveri alimenti che tutti i giorni quotidianamente erano sulla mensa delle nostre famiglie, necessariamente creavano accostamenti inconsueti, inserivano ingredienti particolari proprio per modificare, per dare appetibilità a questi piatti che normalmente invece sarebbero stati tristemente noiosi.
pasta e fagioli, Stefano, assolutamente. E qui abbiamo un'altra lettura interessantissima di Clara Sereni, intitolata Casalinghitudine. Avrei voglia di una pasta e fagioli, ma di quelle che si fanno in campagna, con i fagioli sciolti in un brodo denso e fredda, con dentro gli spaghetti rotti. Quel sogno di pasta e fagioli prese ad agitarsi davanti ai nostri occhi con evidenza palpabile. L'odore del soffritto invadeva le stanze, il sogno andava coagulandosi. Poi bisognò aspettare che i fagioli cominciassero a sfarsi per buttare la pasta, che era ancora molto al dente quando mettemmo la minestra nei piatti per farla riposare. Fu il momento più difficile, perché non avevo mangiato neanche a pranzo. E perché verificare un sogno è sempre pericoloso. Seduti uno di fronte all'altra, al tavolo dipinto d'azzurro, al centro i fagioli squisiti, ad accomunarci e a garantirci la complicità distante di sempre. E allora concludiamo con questa domanda: è possibile educare alla creatività? Sì, è possibile. Bisogna combattere la pigrizia mentale. Bisogna sapere che la creatività significa tempo, impegno, volontà. E poi è possibile quindi arrivare a questo momento di creatività. Adesso noi vogliamo semplicemente distinguere, e con questo concludiamo con questa lettura, creatività maschile, creatività femminile, così vediamo come si comportano i due sessi in cucina. Di Marcella Serrà. Noi che ci vogliamo così bene. E mentre Sara annuisce, Maria prosegue parlando della cucina. Il concetto di cucina degli uomini è assolutamente diverso da quello delle donne. Fate un'inchiesta fra tutte quelle che vivono da sole. Domandate. Punto primo. Quanto spendete al supermercato? Punto due. Quanto tempo passate in cucina? Punto tre. Quante cose sporcate ad ogni pasto e, di conseguenza, quanti piatti dovete lavare? Poi rivolgete le stesse domande alle donne sposate. Tanto per cominciare, agli uomini piace mangiare con comodità, seduti e con la tavola apparecchiata. È preferibile evitare le insalate miste. Tutto preparato nel modo migliore. Poi ogni pasto deve essere consistente. Un pasticcio di verdure, per esempio, non è consistente. Restano con l'impressione di non aver mangiato. Gli uomini non possono fare a meno della carne. Come quel mio amico che invitai a casa per una cenetta romantica. Cucinai io, preparandogli un antipasto di champignon delizioso, con burro e aglio e degli spaghetti alla carbonara. Una vera impresa. E il tonto mi ha chiesto: "And where is the beef?" Il problema tra donne e uomini in cucina risiede proprio lì. The beef. Soltanto le nubili sono felici di mangiare sedano e formaggio. Quelle maritate sono vittime di riso e patate. Mi fa pena vedere quelle donne al supermercato che fanno la spesa spingendo un carrello dove non esiste un solo prodotto che sia stato scelto secondo i loro gusti. Per non parlare poi degli uomini cuochi, che per fare un minestrone sporcano due pentole, tre mestoli e quattro piatti. È chiaro, loro ci hanno fatto il favore di cucinare ed è quindi a noi che tocca lavare la loro mancanza di misura. No, non si può dividere la cucina con un uomo.
Lo sapete perché tremo? Perché mia moglie ha ancora cucinato gli zucchini. Rinfrescano. Grazie. Questa è la mia.